Amiche e amici, benvenuti e benvenute a questa altra intervista musicofila. Perdonatemi l'emozione, ma ve lo dico, questa sarà la mia ultima intervista musicofila, non soltanto della seconda stagione, ma proprio della mia vita. Io non intervisterò più nessuno e chi ho scelto come ultimo ospite? Ho scelto un grandissimo pianista che ho l'onore di avere come amico. Siamo qui oggi con Alberto Pipitone Federico. Ciao Alberto! Ciao, ciao a tutti! Ciao. Allora, come stai, caro? Io so che tu chiami da Torino. Sì, io sono da Torino, anche abbastanza vicino a casa tua, in realtà. Tutto bene, dai, insomma. A parte un po' di acciacchi influenzali, ma nulla legato al Covid, per fortuna, quindi tutto bene. No, no, per fortuna, preserviamo la salute come sempre. E partiamo, adesso il sottotesto di tutte le domande sarà per l'ultima volta, ma non lo ripeterò più. Partiamo, come al solito, da quelli che sono stati i tuoi inizi nel mondo della musica, Alberto. Beh, guarda, i miei inizi nel mondo della musica sono stati molto tempo fa, perché io ho iniziato a studiare pianoforte in realtà abbastanza presto, non avevo ancora compiuto 6 anni. Ero in prima elementare, ma di fatto ho iniziato come in realtà penso inizino più o meno tutti i bambini, cioè chiaramente io avevo rivolto un certo interesse verso la musica e anche proprio verso gli strumenti musicali. Nello specifico a casa di mia zia c'era un pianoforte un po' sgangherato, un Rippen verticale, e io andavo spesso da lei, stavo spesso da lei. Quando ero lì ero interessato dall'oggetto in sé per sé, anche proprio come, appunto, come strumento proprio fisico, come entità che nello spazio del suo salotto era sempre lì, e mi avvicinavo, provavo a suonare. Per un bambino chiaramente che non ha avuto mai approccio con la musica, a posteriori questo deve essere stato abbastanza, insomma, incredibile, no? Che una cosa fisica come questo tavolo può produrre una cosa come la voce, che è una cosa di totalmente diversa. Quindi in realtà, appunto, questo interesse c'era stato, e poi chiaramente grazie a mia madre e mio padre è stato incanalato, perché un bambino a quell'età non può, chiaramente, senza una guida e anche un genitore che ti incanalano, non si può fare nulla. Quindi iniziai a prendere le mie prime lezioni più o meno a 5-6 anni, poi cambiai insegnante verso i 9 anni, e iniziai uno studio più sistematico, più anche decisamente più rigoroso e con un metodo più efficace, con un vero metodo in realtà. Iniziai con un insegnante che mi fa molto piacere ricordare, Margherita Pinto, che adesso non insegna più, che è tra l'altro mamma d'arte di diversi musicisti, insomma, alcuni lavorano, suonano alla Scala, altri a Torino. Iniziai con lei diversi anni e lei mi diede veramente una forma pianistica e musicale che prima non avevo, perché prima avevo insomma un tipo di apprendimento un pochino più, diciamo, naive, ecco, che doveva essere un pochino sgrezzato. E poi grazie a Margherita, che conosceva molto bene Claudio Voghera, insegnante del conservatorio, non entrai subito in conservatorio, prima iniziai a fare lezione con Voghera fuori dal conservatorio, poi dopo 2 anni più o meno entrai, ero in prima media, quindi 10-11 anni, entrai, vecchio ordinamento, e mi fece il mio percorso classico, così. E questo, diciamo, è l'inizio, ecco, della musica. E poi è arrivato il 2017, anno, correggimi se sbaglio, in cui ti sei diplomato al conservatorio e al liceo con il massimo dei voti, bacio accademico, sei stato addirittura portato sulla lettiga, insomma, hai avuto tutti gli onori, è venuto il presidente con la spada, e volevo chiederti appunto come ti ricordi quell'anno che almeno sulla carta parrebbe essere stato frenetico. Ma guarda, quello è stato un anno in realtà abbastanza sfortunato per una serie di motivazioni personali e familiari, erano successe diverse cose spiacevoli, sia familiarmente, sia dal punto di vista, diciamo, delle relazioni, insomma, non era stato un grande anno. Me lo ricordo come un anno però che aveva avuto cose di sicuro positive, prima di tutto la fine della scuola, che io tolleravo abbastanza a malincuore, soprattutto gli ultimi anni. Mi ricordo questa sensazione di costrizione, proprio mentre, se ci ripenso, mi viene quasi il senso qua al petto, veramente. Gli ultimi anni di scuola li avevo vissuti veramente male, mi ricordo, e non ce la facevo più. Poi chiaramente la conclusione del percorso in conservatorio
era stata comunque una soddisfazione, insomma, si era conclusa in buon modo, quindi quello era stato di sicuro positivo, ecco. Poi è arrivato un momento un po' di smarrimento, diciamo, dopo la fine della scuola, ma insomma, forse naturale, non so. Beh, questo non a tutti, però diciamo è abbastanza consuetudine che capiti, quindi ti immetti nel filone della vita abbastanza generale, diciamo. Ma senti, Alberto, io mi sono chiesto, se tu ti sei chiesto, se non il pianoforte, quale altro strumento? Sì, me lo sono chiesto. In realtà, sai, è una di quelle domande che uno fa senza mai prenderle troppo seriamente. Ti dico, il violino mi ha sempre attratto come strumento. È chiaramente uno strumento molto, molto diverso dal pianoforte. Anche il tipo di repertorio, insomma, il pianoforte ha un repertorio veramente solistico molto più ampio di quello del violino, dove la forma tradizionale è una sonata, diciamo, accompagnata dal pianoforte. Quindi questo, tra l'altro, cambia anche, secondo me, poi. Non so, come un certo tipo di approccio verso i concerti, però chiaramente uno strumento incredibile con delle potenzialità espressive sconfinate. È incredibile che tra l'altro uno strumento grande così abbia una potenza di suono che, se suonato insomma adeguatamente, è una potenza di suono che è impressionante. Cioè, gli acuti di un violino suonato come si deve sono. Fanno chilometri, ecco. E quindi quello mi sarebbe piaciuto. Non ho mai preso in mano un violino, cioè sì, ho preso in mano un violino, ma per scherzare con magari qualche amico, collega violinista, ma non ho mai preso lezioni e non penso lo farò mai in realtà. Avevo anche pensato un periodo, ma una cosa proprio en passant, alla direzione d'orchestra, che non lo so, ho sempre trovato molto interessante, però non ho mai potuto approfondire. Però quello, magari in futuro, quello non escludo di farlo, ecco. E rimanendo sempre ovviamente nell'ambito musicale, che è quello che più ci compete, appunto volevo chiederti la mia classica domanda, perché io vorrei sapere se fossi in un bar ipotetico macchina del tempo, con chi prenderesti il caffè, di cui parentesi vai oltremodo ghiotto, e perché? Con quale compositore? Beh, sceglierne uno è quasi impossibile, direi. Ormai l'ho imparato. Beethoven, di sicuro. Anche perché, appunto, per prendere un caffè, forse non sceglierei solo l'aspetto compositivo, diciamo così, ma anche l'aspetto umano, ecco, e da quello che si può intuire dalle vicende biografiche, dalla sua musica, eccetera, così. Beethoven deve essere stato un uomo veramente incredibile, anche molto in grado di comunicare, penso, come umano. Non lo so, rispetto ad esempio a Schumann o a Mozart, così, prenderei molto più volentieri un caffè con Beethoven che non con uno di loro due, nonostante siano altrettanto geniali, eccetera, però me li vedo meno adatti a un caffè, ecco. E forse anche Bach, decisamente. Diciamo che la vulgata tra le tante cose di Beethoven ricorda in particolare due cose: il fatto che era sordo e che mal sopportava la gente, in modo diciamo anche correlato all'elemento di prima. E a proposito di questo tono burbero, no, che lui aveva e che quindi non sopportava tanto la gente, dite così la vulgata, io ti chiedo, Alberto, cosa non sopporti della gente? Tolte le solite cose, insomma. La falsità. La falsità, l'ipocrisia, insomma, quelle cose lì, vediamo se riesco a isolarne una. Ma chi si prende troppo sempre sul serio, ecco. Trovo che dopo un po' sia stancante stare vicino a persone che si prendono sempre troppo sul serio, ecco. E auscultandoti, in cosa non ti piaci? Tu sei un difetto vivente, lo sappiamo, però cerca di isolare. Guarda, io raramente sono soddisfatto, ecco, in generale. E questo è una cosa che pesa un pochino ogni tanto, ecco. Che a volte dà energia, a volte fa un po' perdere il senso dell'orientamento. Questo sì. Sì, ecco, forse a volte la capacità di anche, non so, di fermarsi, voglio dire. Non voglio essere frainteso, di godere di quello che si fa, delle cose ottenute, eccetera, così, però un po' sì, e io questo non penso di essere mai stato tanto capace di farlo, che da un certo punto di vista va bene perché ti porta ad andare avanti, dall'altro, insomma, può avere i suoi lati negativi, ecco.
Ma quindi in modo correlato, ti faccio una domanda a cui io di solito so rispondere un po' in modo meccanico e robotico. Io ti chiedo appunto che cosa devi aver fatto durante la giornata per sentirti realmente in pace con te stesso alla sera. Devo arrivare stanco la sera. Ma stanco, cioè sia che tu abbia fatto 40 km di corsa, cioè stanco in ogni modo? Corro, un tempo correvo, adesso non corro più, quindi 40 km di corsa, no, non li ho mai fatti 40 km di corsa, quindi quello lo escludo, però devo aver studiato. Ok, quindi devi esserti, devi esserti impegnato. Sono estremamente, oddio, non sono, secondo vista, nel senso di programmatore, cioè non sono uno che si dà un numero di pagine da studiare, un tot di ore da stare allo strumento, così. Però so con me stesso quando è abbastanza e quando non lo è, e se arrivo a fine serata che non lo è, non ci faccio un cruccio, nel senso, va bene, non mi massacro, però insomma, diciamo che una giornata va bene quando è finita che sono stanco, ecco. Beh, quando si parla di te si forma immediatamente l'immagine di un uomo, di un ragazzo polivalente che ha sicuramente come parte fondamentale della sua vita la musica, ma soprattutto anche il tuo amore per la matematica, perché tu adesso fai avanti e indietro fra Torino e Padova proprio per questo motivo. E allora io ti chiedo se hai sempre avuto questo amore per la matematica e se in parallelo vedi la matematica un po' come un'isola rifugio dalla realtà oppure come un grimaldello, uno strumento con cui meglio decifrarla. Allora, domanda complessa. Ma per la matematica in sé per sé, diciamo, non sempre. Cioè, io sono sempre stato estremamente interessato alla fisica, in realtà. La passione della fisica ce l'ho da quando avevo 10 anni, praticamente. Ho sempre provato, poi non ho mai avuto grandi guide all'epoca che mi indirizzassero verso giusti testi, verso giuste, insomma, fonti di conoscenze, di studio, però sin dalle medie mi ricordo che c'era un interesse molto forte verso quelle discipline lì. Sì, più o meno 10-11 anni, mi ricordo già che leggevo, provavo a leggere cose chiaramente di carattere divulgativo, però e questa cosa non si è mai spenta. Questo poi è continuato e sfociato poi appunto dopo il liceo, io il primo anno dopo il liceo non mi sono iscritto, suonavo e basta. Dopo il liceo, dopo un anno di pausa, mi sono iscritto prima a fisica e poi sono passato a matematica. Quello per questioni, diciamo, proprio di organizzazione del dipartimento, del corso di studi che mi interessava di più, quello di matematica. E qui in realtà rispondo alla seconda domanda. Poi sai, risalire sempre all'origine delle proprie passioni è difficile, sia per la musica sia per questo è difficile. È bello l'espressione che ho usata, grimaldello per la realtà. Quello di sicuro lo è. No, lo è. In realtà poi sai, quello che permette di fare, quello che vuole fare la fisica, la scienza e la matematica, che la matematica non è nient'altro in fin dei conti che il vocabolario della fisica, perché la fisica è semplicemente scrivere in matematica delle cose, dei fenomeni, no? La definizione più semplice è questa. La fisica, chiaramente, la scienza non vuole dare un senso alla realtà, non si prefigge questo, né di dire esattamente cos'è la realtà. Questa domanda più filosofica, più metafisica, non fa questo, fa però, prova a dare una lettura al mondo e penso che la cosa, per me questa è una cosa molto confortante, la cosa confortante della matematica e della fisica è che danno una lettura del mondo, parziale chiaramente, perché è una lettura che inerisce fenomeni naturali, una classe molto limitata di fenomeni, però di quello di cui la fisica parla riesce a farlo con estrema onestà, limpidità, con un sacco di sfumature, anche con un sacco di ricchezza, però sono cose che sono sfumature e ricchezza che da un certo punto di vista sai che sono vere al 100%, non so come dire. Sai che la lettura che si sta facendo di un certo fenomeno, di una certa cosa, quella è in quel momento storico, poi verrà migliorata, ma in quel momento storico quella è come se rivelasse parziale, ma comunque già questo atto di rivelazione è una cosa molto grossa, secondo me, parziale verità di quel fenomeno. Non ne spiega il senso da un punto di vista filosofico, però ti avvicina un po' di più alla realtà, no? Sai, in fin dei conti, se ci pensi, ogni cosa della... cioè noi viviamo immersi in noi stessi, chiaramente tutta la realtà
è un po' una finzione, no? È una cosa che ci viene filtrata da noi stessi, dal nostro linguaggio, dalla nostra percezione. La fisica rompe un po' questo velo, ecco, secondo me. Ci Ma prova. se io facessi un montaggio malandrino e facessi in modo che tutta questa pappardella che hai detto fosse apposta alla musica, avrebbe senso oppure dovresti cambiare qualcosa? Sono cattivo, eh? Questa è cattiva. No, sono due cose diverse. Sono due cose diverse perché la musica non spiega, semplicemente. La musica evoca ed è la forza più grande. E nel momento in cui si prova a spiegarla, cessa di esistere. Cioè, perde di si svuota, si accartoccia su se stessa, no? Il motivo per cui, secondo me, fare troppa, non lo so, troppi anche discorsi a volte su certe opere di musica, succede che sì, perdono un po'. Hai tutto il mio appoggio. Non è universalmente condivisa, quindi stiamoci cauti, ecco. Ma Però ci siamo cauti, però c'è una comunanza di intenti. E scendendo, adesso stiamo volando, siamo oltre il sole, siamo fuori dallo spazio. Rientriamo un attimo e sempre questa benedetta, questa cavolo di isola su cui io ti spedisco, tu puoi portarti uno spartito di repertorio di pianoforte solo e una partitura di una composizione sinfonica, quindi con l'orchestra. Che diamine ti porti? A parte che se mi dici così, chiaramente mi viene da portarmi qualcosa che non ho mai studiato, devo dire. Quindi, guarda, forse. Tipo i fiamminghi del Cinquecento. Esatto, quella è la mia grande passione nascosta. No, però, no, ti direi o la Mahlerklavier di Beethoven 106 oppure le variazioni di Goldberg. Cavolo. E come partitura sinfonica. Ma anche lì. Settima di Beethoven. E appunto Beethoven torna anche in questo tuo amore, no? Di spartito che ti porteresti eventualmente su un'isola. E andiamo pian pianino quasi verso la conclusione. Tornando in realtà all'inizio, perché è una domanda che ti avrei dovuto porre appunto in apertura. Io vorrei chiederti qual è il tuo più bel ricordo dell'infanzia? Vale il principio, forse, che è il primo che mi è venuto in mente quando mi hai fatto la domanda, quindi dico quello semplicemente. Io con mio nonno sulla Vespa. Meraviglia. Mio nonno è ancora vivo, è anziano, ma ancora vivo, tipo molto particolare. E mi ricordo che appunto da piccolo lui facevo chilometri con lui in Puglia sulla Vespa, e mi ricordo, una volta in particolare eravamo andati a fare una specie di gincana nel fango, una cosa molto che per me era l'avventura massima del mondo all'epoca. Quello. Abbiamo descritto un passato felice e gioioso, come spesso è l'infanzia, di cui si ammanta, no? Di uno strato aureo, come mi hai descritto adesso, e anche di periodi un po' confusi, la fine della scuola e appunto un periodo così di intermittenza che è venuto subito dopo. E in questo momento, come ti senti in questa fase della tua vita? Ma bene, ti dico, in realtà bene, una serie di cose sono un pochino più tranquille rispetto a un po' di tempo fa. Non penso di essere ancora giunto a, non so come dire, una pace dei sensi, se così si può definire, insomma, un'isola di tranquillità, semmai ci si può arrivare, semmai è una cosa veramente auspicabile, questo non so. Però diciamo che per adesso sono provvisoriamente contento, ecco, di quello che sto facendo. Sono contento di affiancare una carriera, diciamo, universitaria, che mi sta piacendo molto. Sto abbastanza riuscendo per adesso a continuare a tenere le due cose, appunto, con tanti caffè, le giornate molto piene, chiaramente. Però per adesso sono contento, quindi direi che è un buon periodo. E allora, care amiche e cari amici, erigiamo il consueto ponte fra passato e futuro, proiettandoci appunto protesi verso il là, chiedendoti appunto quali sono i tuoi progetti futuri, Alberto. La cosa prima che ho è un concerto a dicembre, a inizio dicembre, che sono molto contento di fare perché è un concerto organizzato dalla De Sono, che è un'associazione che
come molti sapranno, sostiene musicisti, giovani musicisti che con borse di studio perché possono studiare con grandi docenti in Ecco, accademia. dillo, tu l'hai vinta la borsa di studio del suono. Sì. Dillo, dobbiamo dirlo qua, se non si dicono le cose, come si fa? Qualche 2 o 3 anni fa, sì, l'avevo vinta e loro mi hanno appunto sostenuto e sono loro molto grato. E poi sono molto contento perché un concerto con degli amici, con Claudio, che è un pianista con cui suonerò a quattro mani la Fantasia di Schubert, che è un pezzo fantastico, tra l'altro, Misia Iannone Sebastianini, che è una violinista di Roma bravissima, con cui suonerò l'altra Fantasia di Schubert per violino e pianoforte, e poi altri pezzi di Gilberto Bosco, che è un compositore contemporaneo. Poi ho qualcos'altro in primavera di più o meno fissato, e poi tanto studio, insomma, quello sempre. Voglio mettere su un po' di repertorio nuovo, diciamo, cose un po' diverse. Sai già dove andare a parare più o meno in quanto repertorio? Guarda, a parte qualcosa, diciamo, di più tradizionale, classico, quindi sto iniziando la sonata, la seconda di Rachmaninoff. Ah, una robetta, sì. Beh, insomma, è un pezzo molto soddisfacente. Poi avevo in mente di studiare il concerto di Barber per pianoforte orchestra, che è molto poco suonato, ma è veramente. Io l'ho ascoltato, devo ammettere, la prima volta un mese fa, un mese e mezzo fa, e sono rimasto sconvolto. Quindi ho detto, ma perché no? E allora, questi erano i progetti e adesso è arrivato il momento doloroso, perché siamo arrivati alla fine di questa intervista, alla fine della seconda stagione e soprattutto alla fine delle mie interviste. Io vi ringrazio per avermi seguito in questi, credo, 18 mesi, perché il primo che intervistai fu Luca Ciammarughi, un nostro collega, lui è anche musicologo, ma è un pianista, ed era aprile del 2020, in piena pandemia. Da lì si sono avvicendati grandissimi nomi della musica classica, dal violino al violoncello, al pianoforte, al canto. Abbiamo fatto 43 episodi nella prima stagione, non mi ricordo quale sia il numero, lo vedrete voi dal titolo, credo siamo alla 31esima, alla 32esima. Insomma, più di 70 ospiti che ho avuto il piacere e l'onore di intervistare e anche alcuni di conoscere personalmente. Quindi io non posso fare altro intanto che ringraziare Alberto per essere stato con noi qua oggi. Grazie a te Albi, grazie, grazie per tutto. E per quanto riguarda noi, amiche e amici, non ci vedremo a un'altra intervista musicofila, ci vedremo sui social, come sempre, spero anche di persona, e da un punto di vista di interviste vi do un addio. Un addio con un bacio grosso, ringrazio ancora Alberto per essere stato con noi, e noi ci vediamo un'altra volta da qualche altra parte. Ciao ragazzi e ciao Alberto.